Alga killer, inquinamento, nuova moria di pesci nel lago Patria. È l'allarme l'ennesimo lanciato dai referenti della LIPU, con a capo Stefano Franciosi, che hanno allertato la forestale, i carabinieri e il presidente della riserva Foce Volturno Lago di Falciano, Costa di Licola, Alessio Usai. Gli ambientalisti hanno effettuato un sopralluogo in barca, fermandosi in particolare nella zona dove già da lontano era stata avvistata una grossa chiazza giallastra. Qui il presidente della riserva ha prelevato un campione d'acqua che verrà esaminato. La causa di quella strana colorazione sembrerebbe essere una miscela di alghe, diatomee ed alghe verdi e cianobatteri, che legandosi all'apparato branchiale dei pesci ne impediscono la respirazione, provocandone la morte per asfissia. È proprio questo che minaccia la fauna del lago. Questi microorganismi proliferano in acque calde e ricche di inquinamenti organici come nitrati e fosfati. Temevamo che questo fenomeno si potesse verificare dopo che, come sappiamo, per lungo tempo il lago è stato utilizzato come terminale della fogna della Domiziana, hanno spiegato i referenti della LIPU. Ora si attendono gli esiti degli esami disposti dall'ARPAC.